Ok, facciamoci un po' di scorta di sassi. Grazie. Vediamo che cosa contiene questo fiore. Grande. Un po' di noci per noi. Vediamo. Allora, di qua c'è la morte. Di qua ci sono degli alberi che però non si scalano. E di là si prosegue. Allora, io prima salgo qua sopra alla ricerca di un punto alto per vedere cosa troviamo in giro. Ad esempio un altro po' di ghiande. Allora lì c'è una scimmia, là c'è un altro rapace che in teoria non dovrebbe farci nulla. L'altra volta ci aveva mica salvato. Aia. Allora, mica ci aveva salvato un rapace quando stavamo cadendo dal fiume. Qui abbiamo una ciliegia che però ora come ora non ci serve. Vabbè, quel fiore onestamente è un po' spreco, però giusto per stare tranquilli prendiamo i petali. Beh, oddio, spreco no. Ah, ecco, infatti siamo andati giusti giusti. Di qua non c'è nessuno, quindi proseguiamo. Becca di questo. Combo sasso coda. Ok, io prendo tutte le ghiande, che mi sembra di aver capito che ogni 1000 ghiande otteniamo un segreto nel menu del gioco, giusto? Quindi io... certo! No, dentro... allora, quanto ci fai che mi chiede di ritrovare tutti i cuccioli? Eccolo, ti pareva. Porti i miei pulcini nel nido per l'ora della nanna. Gli darò tè in pasto per colazione. Ora muoviti! E come fa a darmi a loro se non tornano, eh? Eh? Come fa, signora? La missione, trova i pulcini. I pulcini dei condor sono piccoli pesti. Stordiscili prima di provare a prenderli. Poi rilanciali col triangolo nel loro nido. Ok, devo menare dei cuccioli e poi... Ok, immaginavo. Usare questa carrucola, devi prima riportare tutti i miei pulcini nel nido. Sì, sì, signora. Quindi devo menare dei piccoli e poi buttarli di peso dentro la loro cuccetta, eh? Vabbè, allora io prima vado da questa parte, che sicuramente c'è almeno un cucciolo nascosto, vero? Almeno uno. No? Neanche uno? Che strano. Un punto così in alto e non mi nascondi nulla se non un paio di ghiande? Non vi siete sforzati molto. Dunque. No. Allora, prendi il cucciolo. Che faccia fa, Scrat? Ma non è che si libera e poi cerca di menarmi? Lo spero di no. Ok, sembrerebbe di no. Più che altro... Ehi! Ma porca, pensavo che lo lanciasse in automatico. Fermo lì. Pensavo lo lanciassi in automatico all'interno della loro cuccetta. Non che ci devo proprio entrare dentro. Te, vai dentro. E uno è qua. Vabbè, oh, se anche i sassi funzionano, tanto meglio per noi. È anche più comodo. E siamo a due. Ecco fatto. E siamo a tre cuccioletti. Facciamoci un po' di scorta di sassi. Quattro. Quanti me ne mancano, signora? Quanti erano? 5, 6, 10? Beccati questo. Eccone qua un altro. Ok, 5. E vai! Ok, ora la zipline è di nuovo disponibile. Proseguiamo. Ta 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 ta. Eccoci qua. Dunque, ho sentito... Ecco, appunto, dicevo, ho sentito qualcosa. Grazie, ridammi il fiore. Perfetto. Grande, c'è qualcosa? Sì, c'è una grotta di qua. Non mi sembra ci sia nient'altro. E allora, proseguiamo. Ehi là, ehi là, ehi là. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Aia, che male. Allora, evitiamo i sassi, giusto per stare tranquillo. Evito anche le piante, aia che male. Evitiamo tutto quanto. Aia, aia. Ah, ok, le piante non mi fanno nulla. Ah, ma non posso neanche saltare. Sarebbe stato comodo però, per evitarne almeno qualcuno. Vabbè,
non ho preso molti danni, dai. L'importante è... cos'è? Oh, sassi. E addio agli stupidi pipistrelli. Maledetti portatori di COVID. Grazie. Avrei bisogno di un fiorellino a questo giro. Oh, ma guarda, un altro di quei rinoceronti. Strano che però non abbiamo ancora trovato niente da annusare, vero? Allora, fammi indovinare. Se ti do un colpetto, tu ti muovi, fai qualcosa e mi fai avanzare, vero? Io prima. Allora, proseguo per conto mio. Mi cerco tutti gli oggetti che posso raccogliere. Ecco qua. E mi prendo anche un po' di fiorellini, visto che ho sbattuto contro un'intera sassata e ho perso un po' di vita. Ecco fatto. Oh, ma guarda, un bradipo gigante. Ecco fatto. C'è qualcosa qui? Sembrerebbe di no. Hai qualcosa da dirmi? Ho fame. Così fame che non riesco a muovermi. Ma sei alto 2 metri. L'unico cibo che posso trovare è in cima a quell'albero. Ma ho troppa fame per salirci. Ma dagli una testata, fra. Ecco, appunto. Sei un cacchio di Megalonix gigantesco. Basta che gli dai una manata, porca puttana. Dov'è finito? Ah, eccola qua. Grazie. Tiè, eccoti la mela. Ancora, ancora. Ho ancora fame, fratem. Ho già fame. Dove è andato il rinoceronte? Carica l'albero, forza. Ecco fatto. Beh dai, non è stato difficile. Molto più facile tutto questo di fare tutto il gioco di Stitch, maledizione. Ecco qua, fratem. Tieni un'altra mela. Mi sento meglio, solo un altro po'. No, che palle. Ah, dove la troviamo un'altra mela? Forza. Ecco fatto. In realtà ho sbagliato a usare la giravolta. Non so perché l'ho premuta. Ecco qua, basta per ora, eh. Non sono mica il tuo catering. Grande! Mi sento un orso o quello che sono nuovo? Ma non ho capito sta scena. Ho sentito un mammut, ragazzi. No, era un peto. Mi dispiace. Ah, è solo quel vecchio orso puzzolente. Non è un orso. Devi guardare in faccia la realtà, Manny. Forse sei l'ultimo mammut. Va bene, andiamo. Se ci sono altri mammut là fuori, non li troverò certo ciondolando qui intorno. Fra, devi farti controllare, puzzi un sacco. Ma detto ciò, quel nido là nasconde qualcosa secondo voi? Sembra tanto sospetto per essere messo lì a caso. Gli orsi intolleranti al fruttosio sono flatulenti. Fermati su uno dei segnali e premi triangolo. Poi seleziona la forza del peto e premi X. Scusami? Devo usare il peto per salire in cima all'albero, davvero? Ok, qualcosa da annusare c'è, finalmente trovata. Infatti era solo una ciliegia. Vabbè, usiamo il peto razzo, vediamo dove finiamo. No, dai, ti prego. Ma tu dici davvero che devo usare un peto per farmi lanciare contro il muro? Allora, aspetta, vediamo. Uno lì, uno lì, uno lì, uno lì. Ok, ci sono 5 nidi. Ok, ancora di uno di meno. Ok, e la prima l'abbiamo presa. Una di 5, cioè devo farmi petare addosso più di 5 volte perché dovrò continuare a fare retry su retry. Vabbè, almeno questa l'abbiamo fatta al primo colpo, dai. Questa è al massimo, perfetto, questa era facile. Ma scusami la domanda sciocca. In realtà se prendi forse l'angolazione giusta del salto ci arrivi senza neanche farti petare addosso, sai?
Ok, questa anche se è sbagliata ce l'ho fatta. Questa mi sono spinto un po' in avanti nel tentativo di prenderla comunque. Ok, questa era un po' incastrata, ma le abbiamo prese tutte finalmente. La spaccatura nell'albero era aperta. Ok, prima di andare a minare i castori, vediamo se c'è qualcosa sott'acqua. Oh, ma solo nel primo livello c'era roba sott'acqua. Scusami? Ah, è un piragna. Solo nel primo livello c'era qualcosa sott'acqua, negli altri zero. Picchiamo i castorini magici. Ecco qua. Sto castoro qui a me ricorda tantissimo una vecchia carta di Yu-Gi-Oh! Una carta vecchissima, una delle primissime edizioni. Però non mi ricordo assolutamente come si chiama. Mi ricordo che aveva le ali, aveva sto cornino davanti, aveva la stessa identica faccia. Quella cos'è? È una tigre o una volpe? Credo un lupo. È un lupo arancione. Vabbè, vediamo dove finiamo. Beviamo un po' d'acqua e... Se tutto va come penso dovremmo, esatto, arrivare sopra da qualche parte. Grazie. Ok, dai, ci manca pochissimo per arrivare a 1000. Qui che cosa abbiamo? Un altro frutto che però onestamente non ci serve. Lì ci sono delle farfalle. Bella l'animazione con loro ferme finché non ci siamo avvicinate. Dai, che figo. E qua un doppio fiore. Ah, vai via. Questi petali sono miei. Ecco fatto, ti ringrazio. E possiamo proseguire. Cos'è? Ah, sembra... ti giuro che sembrava un'anatra. Ok, con pochi colpi la facciamo fuori. Allora, prendiamo un po' di sassi. Grazie. Dunque, che cosa abbiamo qua in giro? Un fiore. Ok, e siamo arrivati alle 1000 ghiande. Complimenti. Ti giuro che per un attimo pensavo che questo fungo mi avrebbe fatto saltare in alto. Ci ho sperato forse un pochino. Qui abbiamo un'altra mammutta. Io intanto, prima di andare in acqua, fare altre cose. Ecco appunto. Ma a te ti colpisco? Sì, ma sembra... Ok, che non gli fregasse molto. Ma dai! Ok, era solo un punto di lancio. Ok, quindi serviva anche per proseguire. L'acqua mi spingerà via? No, sembra di no. Ok, non c'è nulla dietro la cascata. Non c'è niente da questa parte. Ok, proseguiamo. Che tanto dopo comunque scenderò di sotto per vedere se ho lasciato qualcosa. Ci sono un po' di sassi. Ecco fatto, grazie. Ma non è che... No, non posso fare nulla mentre sono arrampicato. Ok, scendi. Bravissimo. Anche l'altra volta che c'era l'insettone sul muro non avevo potuto fare nulla. Ho pensato, non è che almeno i sassi li posso lanciare mentre siamo attaccati? Ma non è che io prima dovevo farmi tutto di sotto e poi dovevo scalare? Perché mi sa che mi sto facendo tutta sta strada prima del tempo, sai? E ti dirò, eccomi qua. Prima scendo e mi prendo tutta la roba. Ehi là, come va? Non avrei mai pensato che arrivassi fin lassù. Sarà meglio che torni lassù e cerca di non ricadere. Ma dai, ma grande! È uno shortcut, fighissimo. Buono da sapere, però adesso non mi serviva. Oh, finalmente un po' di roba anche dentro l'acqua. Niente di che, perché tanto ormai siamo già arrivati a 1000 ghiande. E onestamente credo che il limite di ogni livello sia arrivare a 1000 ghiande. Non penso ci sia molto altro da fare. Cioè non è che ogni livello c'ha tipo 2000 ghiande, tu ne devi prendere almeno 1000. Quelle che prendi, prendi. Se arrivi a 1000 bene, se non arrivi male per te. Ecco fatto. Io credo che possiamo tornare sull'albero e proseguire. Ecco qua. Ah, che bastardo. Ecco fatto.
Io le cose le prendo, poi se non servono, tanto meglio per noi. Se servono, almeno le abbiamo prese. Ecco fatto, grazie. Mi rimandi là sopra, per favore? Eccoci qua di nuovo. E proseguiamo la nostra scalata dell'albero. Scalata che per ora ci sta facendo scendere per qualche motivo. Meno male che l'ho evitato. Ok. In tutto ciò noi dov'è che siamo diretti? Mi sa di aver capito dov'è la nostra direzione. Ok, calmo, non cadere per favore. Ecco fatto, attenzione. Prosegui con la dovuta cautela. Ad esempio, qua c'era un piccolissimo salto e sicuramente quello shortcut sarebbe stato comodissimo. Te lo mettono apposta perché dici: hai fatto tutto sicuro, sei andato tranquillo, eh? Ti mettiamo un piccolo dislivello così non lo vedi. Cadi di sotto, ti devi fare la riscalata. Ecco qua, addio al castorone. Io tra l'altro avevo un compagno di classe, cosa che ho già detto anche in un altro video, che lui non era proprio il professore, non era, diciamo, il più brillante della classe. E ogni tanto saltava fuori queste frasi totalmente a caso. E una delle sue frasi era tipo dire: i castorini. Non lo so perché ci avesse sta cosa in testa lui, però dicevamo: vabbè, è così lui. È uno di quei ragazzi ricchi, tanto non proprio professorati. Dice: vabbè, oh, va bene così. Ecco qua, grazie dei fiori. Non vedo niente da annusare. Io proseguo. Oh, io continuo a prenderle le ghiande. Poi, oh, dove arriviamo, arriviamo. Ma dai! Vergognati, Diego. Vergognati. Per cosa? Dai, davvero che se ne vadano via così. Si è proprio addolcito. Già, hai ragione. Oh, il Diego che conoscevo non l'avrebbe tollerato. Ma di certo avrebbe usato le loro ossa come schizzi cadenti. Acchiappa la talpa? Usa la levetta analogica sinistra o i tasti direzionali per colpire Crash Eddy. Dai! Ah, ma c'è anche... Ok, c'è anche un istrice. Dobbiamo evitarla. No! È più facile con i tasti direzionali questa cosa, che con gli analogici. Più che altro per quelli ad angolo. No, di nuovo! Oh, anche una puzzola, meno male che l'abbiamo evitata. Ok, dai, non ne mancano molti. No, di nuovo! Ecco qua. Ne manca uno. Ecco fatto. Ah, va bene, hai chiarito il concetto. Ti avrei colpiti un po' più forte. Abbiamo incontrato altri animali che lasciavano la vallata per salvarsi dall'inondazione. Alcuni erano un po' più strani degli altri, come questa femmina di mammut, convinta di essere un opossum. Abbiamo preso con noi lei e i suoi due fratelli opossum. Ok, zona nuova. Ma la scimmia che ci aveva rubato la ghianda d'oro? Che fine ha fatto?